Considero la Lega di Salvini, che poi è una cosa diversa dalla Lega come l'abbiamo storicamente conosciuta, una forza che ha una carica di brutalità e venature neofasciste, l'ho detto anche in campagna elettorale. Non credo che 5 Stelle sia una forza politica della stessa pasta, penso che sia un errore metterli sullo stesso piano. Lei ha detto dobbiamo dialogare con i 5 Stelle in un'intervista ad Huffington Post, dobbiamo entrare in quelle contraddizioni e Io in qualche modo ritengo, rompere quella maggioranza, ma le sembra parliamoci chiaro, possibile? non ho detto, non voglio rompere niente, io dico che nel momento in cui 5 Stelle, all'indomani delle elezioni, ha detto voglio aprire il dialogo a sinistra, il no pregiudiziale che è stato opposto è stato un errore, perché in quel momento si è consegnato il paese a Salvini. Vorrei aggiungere, non dimentichiamoci che Salvini non ha vinto le elezioni, a proposito di consenso. 17%. È arrivato terzo. Se oggi appare il padrone del paese, non è per il consenso popolare. È il Perché? leader di una coalizione che è arrivata prima, Beh, onorevole D'Alema. vabbè, questo è un discorso. La coalizione è talmente coalizione che oggi si sono presi a schiaffoni in No, Parlamento. però Quindi anche in passato, la no, Presidente coalizione di D'Alema? centrodestra non può essere considerata una Però anche in coalizione. passato i governi si formano in Parlamento con le Ho maggioranze che ci capito, sono, quindi. però voglio dire, se Salvini ha conquistato questa posizione, non per il voto popolare, l'ha conquistata perché ha potuto mettersi in una posizione politica di grandissima forza e questo gli è stato anche consentito dal gruppo dirigente del Partito Democratico che ha consegnato 5 Stelle alla Lega. Anzi, hanno persino detto non vediamo l'ora che facciano il governo insieme. Posizione, a mio giudizio, totalmente incomprensibile. Penso che 5 Stelle si è presentata, in particolare nel Mezzogiorno, come il partito che voleva combattere la povertà. E questo è un tema classico della sinistra e non è un caso che hanno preso molti voti di elettori di Il sinistra. reddito di cittadinanza le piace, ad esempio, come proposta? Quella che, insomma. Io la posso trovare tecnicamente discutibile, no? E potremmo discutere a lungo di come può essere invece una politica efficace di lotta alla povertà che non abbia un taglio assistenzialistico. Però riconosco che loro hanno posto un grande problema reale. Cioè, hanno detto in un paese dove la povertà è cresciuta enormemente in questi anni e ha continuato a crescere anche con la ripresa economica, loro hanno detto noi vogliamo combattere la povertà. Dall'altra parte c'era un partito che diceva no, tutto va bene. È chiaro che a quel punto le elezioni le hai perse prima di Un cominciare. dirigente non certo improvvisato, anzi. Aggiungo, oggi dicono dobbiamo combattere la precarietà del lavoro. Poi io posso trovare discutibile il Il decreto provvedimento. dignità, lei dice. Sì. E trovo naturalmente che loro sono partiti in un modo e già se lo stanno rimangiando cammin facendo, però non posso non prendere atto che loro pongono un problema reale.